L'Etna sbuffa nuovamente, emergenza cenere ieri pomeriggio a Giarre, riposto in maschera, disposti i limiti di velocità nella circolazione dei mezzi, avviata la pulizia. Riaperto dopo 62 anni ad Acireale il Teatro Bellini, solo il primo passo, sostiene il sindaco, per la rinascita culturale della città. Acireale Calcio a 5, orgoglio siciliano, il progetto che punta sui giovani locali produce successi e complimenti. Bentrovati, buon inizio di settimana. Tra gli altri argomenti del nostro TG Reporter è l'incontro promosso dai giovani democratici di Acireale, che hanno presentato il nuovo osservatorio politico che servirà ad accentuare il ruolo di opposizione all'amministrazione Barbagallo ad Acireale. Insolita disavventura, vi racconteremo anche questa, cancelli sbarrati al cimitero di Acireale, un corteo funebre ha dovuto attendere quasi un'ora per poter accedere nel luogo sacro. E poi entra nel vivo Acireale Comunità Solidale, un programma messo a punto dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Acireale in occasione delle festività natalizie. Questo è altro all'interno del nostro giornale, che andiamo ad aprire con la pioggia nera che ha colorato la zona di Giarre, Riposto e Mascali, emergenza cenere in primo piano. Invece di un bianco Natale, il 2014 a Giarre, Riposto e Mascali sarà ricordato come un Natale nero. Ieri pomeriggio, infatti, l'Etna, senza aver dato prima alcun segnale di attività, all'improvviso ha fatto registrare un aumento dei tremori e subito dopo ha sbuffato una colonna di cenere che si è riversata appunto su Giarre, Riposto e Mascali, la zona più colpita da questo fenomeno per via del vento. La cenere si è mescolata all'acqua piovana, creando un mix di fango difficile da rimuovere. E stamattina nel municipio di Giarre si è tenuta una riunione operativa con il sindaco Roberto Bonaccorsi, che ha annunciato l'immediata pulizia delle piazze utilizzando gli operai comunali e i lavoratori in mobilità. Dopodiché si provvederà con le scuole, in questi giorni chiuse per le vacanze di Natale. Ma i tempi sono ristretti perché, togliendo i giorni festivi, ci sono solo 4 giorni lavorativi prima della ripresa delle attività scolastiche. La Protezione Civile ha inviato a Giarre una squadra di 5 unità che effettuerà un primo monitoraggio della città e poi procederà con la pulizia dei marciapiedi di via Callipoli e Corso Italia per venire incontro alle attività commerciali nei giorni di più intenso shopping. Di seguito si procederà con il resto della città. Il comune ha chiesto anche l'invio di altri uomini. Nelle prossime ore però è prevista pioggia e questo potrebbe complicare le operazioni di pulizia sia per il comune che per i privati. Per quanto riguarda la raccolta della cenere rimossa dai tetti e dagli spazi privati, si attendono ulteriori informazioni sulle modalità di conferimento, ma come precisa una nota del comune, la cenere raccolta dai cittadini non deve essere assolutamente miscelata con i rifiuti solidi urbani. Emergenza cenere anche a Riposto, benché la quantità di cenere caduta sia notevolmente inferiore rispetto ai comuni vicinori. Il sindaco di Riposto, Enzo Caragliano, ha già firmato un'apposita ordinanza con la quale si dispone il limite di velocità per gli autoveicoli circolanti nel territorio comunale interessate dalla caduta di sabbia vulcanica. Il limite di velocità è stato fissato in 30 km orari per quanto riguarda gli automezzi a 4 ruote, ovviamente, mentre per le 2 ruote è stato fissato in 10 km orari. In caso di pioggia, poi, nelle strade del territorio comunale interessate dalla caduta di sabbia vulcanica è vietata la circolazione dei motoveicoli. L'amministrazione nell'ordinanza ribadisce ai cittadini che è assolutamente vietato deporre la sabbia vulcanica nei cassonetti. La stessa dovrà essere raccolta in sacchetti di plastica da collocare poi negli angoli delle strade. Sin dalle prime ore del mattino, sottolinea il sindaco Caragliano, abbiamo predisposto un servizio straordinario di pulizia del territorio, prezioso in questo senso, aggiunge il primo cittadino ripostese, l'impiego delle 42 unità lavorative coinvolte nei 3 cantieri servizi finanziati dalla regione.
ma non c'è stata solo sabbia vulcanica, ma anche pioggia e forte vento. In seguito alle forti raffiche di vento di ieri sera, sono molteplici i danni materiali nel comprensorio giarrese. A Mascali, lungo la strada statale 114, nel tratto confinante con Fiumefreddo, a lungo sono stati impegnati i vigili del fuoco per la rimozione di alcuni grossi rami finiti sulla sede stradale e che hanno rappresentato un pericolo per gli automobilisti in una giornata peraltro resa già difficile, dicevamo, dalla copiosa pioggia di cenere vulcanica che ha ricoperto strade e piazze. Restiamo a Mascali, i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto in flagranza il 42enne Vincenzo Zingali per evasione. I militari, durante un controllo del territorio, lo hanno sorpreso in strada in palese violazione della misura restrittiva a cui l'uomo era sottoposto. L'arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa della celebrazione del rito per direttissima. Ad ACI Sant'Antonio invece è stato denunciato un autotrasportatore catanese, protagonista di un episodio insolito. Ha goffamente simulato una rapina per intascare l'incasso di giornata, ma il suo racconto non ha convinto per nulla i carabinieri. E così un autista di 47 anni di Catania è stato denunciato per simulazione. L'uomo si è presentato alla locale stazione dei carabinieri denunciando di avere subito alcune ore prima una rapina in via Nocilla da parte di due persone che, a suo dire, a bordo di un motociclo a volto coperto e armate di pistola, lo avevano costretto a consegnargli l'incasso della giornata, poco più di 750 euro in contanti. La presunta vittima, dopo aver spiegato di lavorare per conto terzi, aggiungeva che i rapinatori, per costringerlo a consegnare i soldi, lo avevano colpito al volto con il calcio della pistola. L'uomo però non presentava alcuna traccia del colpo ricevuto, particolare che ha insospettito i militari dell'arma che lo hanno riconvocato in caserma a distanza di qualche giorno e durante l'interrogatorio l'uomo è caduto in contraddizione, da lì la denuncia per simulazione. E adesso ci occupiamo del Teatro Bellini. Sabato sera, colpo di scena, riapre il foyer del teatro. Sentiamo. Un piccolo passo in avanti verso la rinascita culturale della città. È da leggere in quest'ottica, secondo l'amministrazione comunale di Cireale, la riapertura al pubblico del Teatro Bellini, avvenuta questo fine settimana dopo ben 62 anni dal giorno in cui l'immobile fu travolto dalle fiamme. L'inaugurazione, per adesso soltanto del foyer, è stata salutata da più di un centinaio di persone, intervenute sul posto perché spinte dalla curiosità di scoprire quali locali custodisse un teatro che fino a pochi giorni fa ha rappresentato simbolicamente l'abbandono dei luoghi deputati a ospitare la cultura. La serata è stata caratterizzata, oltre che dalla piccola mostra di quel che è stato e di ciò che potrà diventare in futuro il Bellini, da un'esibizione musicale e da una performance da parte di una coppia di tanghieri che hanno ballato al piano superiore del teatro, lasciandosi ammirare dal pubblico raccolto all'esterno. Tra coloro che hanno creduto nella possibilità di riaprire il Bellini al pubblico c'è il sindaco di Cireale Roberto Barbagallo, che si è detto contento di quanto si è riuscito a fare nel giro di poche settimane, grazie soprattutto alla collaborazione gratuita di numerosi cittadini che, mettendo a disposizione la propria professionalità, hanno permesso la rimessa in sesto del foyer. È importante dare questo segnale alla città, i muri diventano vetri, quindi la città può assolutamente visitare in tutta sicurezza il Bellini, quello che rimane del Bellini, la sua storia, perché è stata preparata una mostra antologica proprio su Bellini. E quindi, ripeto, un segnale forte, speriamo che la città lo recepisca. Andiamo verso una città che debba necessariamente occuparsi di cultura, debba necessariamente occuparsi di turismo, e questa splendida piazzetta, questo splendido immobile deve tornare a rinascere, a rivivere. Noi lo vogliamo fortemente, lo abbiamo voluto, è stato un piccolo segnale. Siamo, devo dire, stati aiutati da tantissime imprese, tantissimi professionisti
professionisti che gratuitamente, anzi qualcuno ci ha rimesso anche delle risorse e ci hanno aiutato proprio perché il segnale doveva essere un segnale forte, quindi grazie a tutti. E vedrete che comunque l'allestimento delle tre sale è un allestimento bello, dà appunto indicazioni e riscopre quella che è, diciamo, la storia del Bellini, e vi invito a visitarlo. Per far sì che il Bellini possa però fare passi in avanti, ritornando ad essere completamente fruibile, ci sarà bisogno non solo di tempo, ma anche di finanziamenti che attualmente sarebbero al di fuori della portata delle casse comunali. È per questo dunque che bisognerà sin da subito guardare i fondi europei. Questa è, diciamo, la terza fase. La seconda fase è quella di metterlo in sicurezza. Vediamo se qualcuno spontaneamente, qualche imprenditore ci darà una mano d'aiuto, perché se non si interviene sul tetto nel giro di pochi anni, dopo che per decenni, diciamo, il tetto e la struttura è rimasta così abbandonata, si rischia di perdere quello che di fatto c'è. Noi non vogliamo perderlo, vogliamo recuperarlo, vogliamo donarlo a tutti i cittadini, vogliamo aprire alla città. Questo è un segnale, un primo segnale importante. Molti si aspettavano, diciamo, almeno di vederlo, perché credo che il 90% degli accesi sconosce cosa c'è dentro, che cos'è il Bellini, compreso me, che, voglio dire, subito dopo la sindacatura ho aperto la porta. Ricordiamo che Colpo di Scena, uno spazio metamorfico, mostra sul passato, il presente e il futuro del Teatro Bellini, sarà aperta fino all'11 gennaio dalle 17 alle 20. In una sala del foyer sono esposti i documenti e le foto del luminoso passato del teatro. Nella sala opposta invece le tavole e i modellini realizzati in occasione di un workshop internazionale organizzato dalla Fondazione, dall'Ordine degli Architetti di Catania, che prospettano la metamorfosi del Teatro Bellini di Acireale, ripensato dall'architetto milanese Alessandro Traldi come spazio di arte multidisciplinare. Abbiamo sentito proprio l'architetto Traldi. È un progetto che nasce all'interno di un workshop che si è tenuto 3 mesi fa a Catania, organizzato dalla Fondazione dell'Ordine degli Architetti. Il tema su cui noi abbiamo lavorato era il Teatro Bellini, che quando siamo venuti a visitare, a fare il primo sopralluogo, ci ha veramente molto stupito per le condizioni in cui l'abbiamo trovato, perché è come se fosse stato ricostruito un violino di cemento armato, ed è noto che i violini di cemento armato non funzionano. Quindi è veramente molto difficile pensare di poterlo fare funzionare partendo dalla struttura esistente. Quindi abbiamo immaginato di togliere da questo grande astuccio questo violino di cemento armato e lavorare sull'astuccio che poi in realtà è la sala, immaginando uno spazio teatrale di nuova concezione capace di ospitare come nuova protagonista della scena l'arte contemporanea. Attenzione, non è che stiamo dicendo che allora diventa uno spazio espositivo punto e a capo, no. L'arte contemporanea nella sua accezione di disciplina multidisciplinare, quindi interattiva, quindi molto ludica, capace di intercettare tutte quelle istanze che attraversano il teatro musicale, il teatro di prosa, la danza, tutto quello che ha a che fare attorno all'arte contemporanea. Considerate che l'arte contemporanea è capace di attrarre un pubblico molto vasto, che va dalle famiglie ai bambini, agli adulti, non necessariamente solo gli amanti e gli esperti in questo. Per fare questo abbiamo immaginato uno spazio della sala che è attrezzato con una serie di piani mobili in altezza che variano posizione, si possono assemblare tra loro con molta flessibilità, che danno la possibilità di utilizzare questo spazio per l'arte contemporanea, la musica, esposizioni di installazioni temporanee, eccetera, eccetera. Poi abbiamo immaginato di destinare il palcoscenico a laboratori, per cui è un po' come se il palcoscenico diventasse il cervello di questo spazio, dove si producono le opere che poi vengono esposte.
E poi una piccola chicca, secondo me, che è possibile fare, che è fondamentale, che in una parte, diciamo, posta accanto alla sala, c'è la possibilità di ricavare una caffetteria e un ristorante su due livelli. Questo è molto importante perché bisogna andare verso una direzione in cui i teatri non sono spazi che si utilizzano solo alla sera dalle 8 a mezzanotte, ma devono essere spazi vissuti tutta la giornata e tutto l'anno. E questo credo che vada nella direzione, in questa direzione il progetto. Ci corre l'obbligo ricordare che l'architetto Traldi ha lavorato attorno a questo progetto insieme ad un gruppo di lavoro composto da giovani architetti siciliani, tra questi anche l'Acese, architetto Acese Carla Sorrentino. Adesso ci fermiamo, spazio alla pubblicità, a tra poco. ACI Reale vi invita in città per un fantastico Natale tra il barocco. Natale ad ACI Reale. Lo shopping, le mille luci e le strenne dei negozi, l'animazione nel centro storico, i concerti di Natale e lo straordinario Stupor Mundi, un percorso di presepi in tutta la città, dal Settecento ai giorni nostri, e ancora la casa di Babbo Natale, il planetario. Natale ad ACI Reale, a cura dell'amministrazione comunale. Auguri! Il centro analisi SAEM del dottor Antonino Di Carlo ora è nei nuovi accoglienti locali di via Marchese di San Giuliano 21, ACI Reale, vicino la biblioteca Zelantea. Centro analisi SAEM del dottor Antonino Di Carlo. Apertura laboratorio prelievi tutti i giorni dalle ore 6, incluso il sabato. Centro analisi SAEM, via Marchese di San Giuliano 21, ACI Reale. Per info 095 60 48 83. GTE Informatica, un mondo di innovazione a portata di mano. GTE Informatica, vendita computer e accessori, assistenza tecnica, connettività ADSL, registrazione domini, siti web, networking, e-business services. GTE Informatica, via Kennedy 56, di fronte parcheggio Livatino, ACI Reale. Collegati su www.gte.it. Le Monde Petit. Catania, da 0 a 12 anni abbigliamento in total look per cerimonia o per essere dolcemente elegante sempre. Angolo Outlet, per risparmiare e vestire sempre con eleganza. Cosa si mangia oggi? È una domanda che non mi pongo più da quando ho scoperto Carne e Natura. Basta solo andarci e scegliere tra le centinaia di proposte preparate giornalmente. Solo prodotti nostrani e di qualità. La carne bovina e suina proviene dagli allevamenti dell'azienda agricola Acese Messina. I polli ruspanti e le uova da allevamenti all'aperto. Scegli i prodotti nostrani e sai cosa mangi. Carne e Natura. Macelleria, salumeria, preparati alimentari. Via Giovanni Verga 8284, ACI Reale. Telefono 095 764 8448. Da 35 anni al servizio della buona tavola. Caffarel, speciali tutto l'anno, ma specialissimi a Natale. Prima di pensare ai regali per quello o per quell'altro, fate un salto allo store Caffarel di ACI Reale. C'è un dolce regalo per tutti. Cioccolato, nocciolati, croccanti, caramelle, dolci, finissimi panettoni. Venite a trovarci. Vi offriamo il consiglio degli specialisti Caffarel e, se volete, anche il confronto dei sapori. Caffarel, dal 1826, eccellenza piemontese nel cioccolato. Ad ACI Reale, i dolci sapori. Corso Umberto 50. Buon Natale! Alle autoscuole Santa Lucia iniziano i corsi CQC per il rinnovo e il conseguimento merci e viaggiatori. Se vuoi prendere la patente alle autoscuole Santa Lucia, San Filippo e il Gabbiano, è a tua disposizione un simulatore professionale con il quale imparare a guidare è veramente facile. Autoscuola Santa Lucia, via Vittorio Emanuele 199, ACI Catena. Autoscuola San Filippo, via Nizzetti 113, ACI San Filippo. Autoscuola Il Gabbiano, via Paolo Vasta 227, ACI Reale. Imparare a guidare è facile. Buone feste dalle Autoscuole Santa Lucia. Se ti iscrivi adesso, sconto del 15%. Seconda parte del nostro giornale, in primo piano la pagina
politica, i giovani democratici di Acireale sabato hanno tenuto un incontro presentando un nuovo osservatorio politico. Fare un primo consuntivo della giunta a Barbagallo riaffermando il proprio ruolo di opposizione nella scena politica acese. L'iniziativa Rifare Acireale, presentata dal gruppo dei giovani democratici, ha riportato al centro del dibattito politico un partito, il PD, che in questi primi 7 mesi di amministrazione targata Cambiamo Acireale è stato più volte accusato di eccessiva passività. È in tale ottica dunque che va interpretato il progetto Rifare Acireale, ritenuto da alcuni non solo come un osservatorio politico ma come un vero e proprio governo ombra. Tanti gli elementi messi in discussione da parte dei giovani del Partito Democratico Acese, dalla scuola al lavoro, dall'ambiente alla gestione dei beni comuni, fino a toccare anche il programma natalizio intitolato, con una vera e propria acrobazia semantica, Stupor Mundi. A sottolineare la volontà da parte del PD di premere sull'acceleratore anche la presenza in sala del segretario regionale del Partito Democratico Fausto Raciti. Il compito di una forza di opposizione non è solo giudicare, anche avanzare proposte, provare a offrire un punto di vista. I giovani democratici ci hanno offerto oggi la possibilità di partecipare a questa iniziativa dopo 6 mesi di amministrazione. La sensazione che noi tutti abbiamo come forza politica, come Partito Democratico, e che ci sia un'amministrazione che non è riuscita ancora ad esprimere una idea per il futuro di Acireale. Ci sono molti atti simbolici, anche significativi, degni di nota, degni di rispetto, però non c'è la capacità di prendere in mano le sorti di una città che, per risollevarsi da un periodo lungo e difficile, ha bisogno di qualche cosa di più che di qualche gesto simbolico, di qualche tuffo a mare, di qualche inaugurazione di opera incompiuta. Da questo punto di vista il Partito Democratico ha le sue proposte, che ormai sono patrimonio della città, sono conosciute, dalle terme, passando per il parco archeologico, passando per la riqualificazione del centro urbano e via discorrendo, che offre alla città, che è la base di partenza per continuare a fare un lavoro di proposta che guardi al futuro di Acireale. Il deputato nazionale ha cercato inoltre di fare chiarezza una volta di più su quanto accaduto la primavera scorsa, quando alcuni candidati del PD si accodarono al ballottaggio al progetto del centrodestra. In tal senso Raciti ha ribadito come allora la posizione ufficiale del partito fosse stata quella di rimanere fuori dalla contesa e che eventuali apparentamenti siano da interpretare come scelte strettamente personali. Il Partito Democratico si è candidato alle elezioni con la candidatura a sindaco di Sebbi Leonardi, e in radicale discontinuità con i due blocchi che fino a quel momento si sono contesi la guida di Acireale. L'abbiamo fatto mettendo in campo la persona più autorevole che avevamo. Al ballottaggio ha deciso di non apparentarsi con nessuno e non si è apparentato con nessuno. C'è una parte del Partito Democratico, alcuni nostri elettori, che hanno fatto la scelta di provare a sostenere il candidato di Re. Detto questo, l'identità del PD è lì, è quella, è integra. Noi abbiamo fatto la nostra battaglia alle elezioni, intendiamo continuare a farla per il futuro di questa città. Il segretario regionale del PD ha poi specificato che il neonato osservatorio non è da intendersi come una parziale bocciatura dell'operato del consigliere PD Antonello D'Agostino, ma come la volontà di organizzare l'opposizione anche al di fuori dell'aula consiliare. Io credo che il nostro consigliere comunale stia facendo il suo lavoro con serietà, responsabilità, cercando di dare un contributo alla città. Stare all'opposizione non significa necessariamente limitarsi a dire no. L'opposizione si interpreta nelle sedi in cui si è, come ci si sente di interpretarle, e D'Agostino lo fa con grande serietà, con grande rispetto per l'amministrazione e anche per la città, senza rinunciare alle idee del Partito Democratico, che sono le idee che ci tengono assieme e che ci permettono di continuare a guardare con fiducia al lavoro che dobbiamo fare. Nessuna distanza, nessuna differenza. Il Consiglio Comunale è un luogo diverso dalla sede di dibattito pubblico, è un luogo istituzionale in cui le scelte si fanno rispetto al dibattito che si sviluppa lì dentro. Tra chi ha preso la parola a nome dei giovani democratici c'è stato anche Mario Gerbino.
Abbiamo messo in piedi, ecco, un'assemblea pubblica, un'iniziativa di questo tipo, proprio per compiere, diciamo, una prima valutazione su questi 6 mesi della nuova amministrazione. Il giudizio che complessivamente è il messaggio che vogliamo far passare è questo, cioè che quella svolta epocale, quel cambiamento dirompente promesso in campagna elettorale in realtà non c'è stato, non si fa difficoltà a riscontrarlo poi nella vita quotidiana di questa città. E il messaggio che lanciamo oggi da questa assemblea all'amministrazione è quello di cambiare immediatamente rotta, di cambiare passo, anche, diciamo, per venire incontro a quelle sono le reali esigenze di questa città, perché il rischio che questa legislatura possa essere archiviata come una pagina morta e vuota nella storia politica recente di questa città è un rischio consistente. Io credo che nell'interesse esclusivo della cittadinanza è un rischio che sarebbe meglio non correre, quantomeno. Dopodomani, intanto, alle 11 nel Salone del Palazzo del Turismo di Acireale, il sindaco Roberto Barbagallo incontrerà la stampa per tracciare il bilancio dei primi 6 mesi di attività amministrativa. Alcuni residenti di Acireale segnalano disservizi diversi registrati nelle scorse settimane nel servizio fornito dall'AST, l'azienda siciliana Trasporti. Nello specifico, la corsa delle ore 11 che da Acireale arriva a Catania passando da San Gregorio, inspiegabilmente questa mattina non si è svolta, mentre sarebbero ripetuti i casi in cui la corsa delle 12.30 con partenza da Catania e arrivo ad Acireale salti le fermate all'interno del centro di Aci Sant'Antonio. Infine, diversi disservizi riguarderebbero anche il servizio di centralino messo a disposizione dall'AST a lunghi tratti irraggiungibile, quindi, come dire, isolato. E adesso vi parliamo della insolita disavventura per un corteo funebre che al cimitero di Acireale ha trovato i cancelli sbarrati. Un dipendente scrupoloso nel rispetto dell'orario di lavoro e di conseguenza un corteo funebre lasciato fuori così dai cancelli del cimitero. È successo sabato pomeriggio ad Acireale. La vicenda potrebbe avere adesso dei risvolti giudiziari, in quanto i familiari della defunta sono propensi a presentare una denuncia ai carabinieri, ipotizzando abbandono del posto di lavoro e interruzione di pubblico servizio. Una storia che ha dell'incredibile, con l'auspicio da parte dei familiari della defunta che anche la società San Sebastiano, la quale ha in gestione il luogo sacro, possa al riguardo prendere posizione nei confronti del dipendente. Sabato pomeriggio ad Aciplatani si sono tenute le esequie di un'anziana donna, conosciuta e apprezzata dalla comunità locale, avendo gestito in passato una piccola attività commerciale. Massiccia perciò la partecipazione, per cui la cerimonia è andata avanti di alcuni minuti rispetto ai tempi consentiti. In considerazione di ciò, il rappresentante della ditta di onoranze funebri ha provveduto ad avvisare il dipendente in servizio al cimitero che il previsto arrivo della salma sarebbe così slittata di un paio di minuti rispetto alle 17, orario di chiusura. Nonostante ciò, però, il dipendente non ha ritenuto opportuno fermarsi oltre per accogliere il feretro, al di là dell'orario previsto dal regolamento, per cui all'arrivo del corteo sacerdote, familiari, parenti e amici hanno trovato il cancello chiuso con stupore e amarezza. Il figlio della defunta, un ispettore della Polizia Municipale, Angelo Russo, nonostante il dolore per la scomparsa dell'amata mamma, conoscendo in casi simili i meccanismi, tramite i colleghi della caserma notiziava dell'accaduto i dipendenti del comune, reperibili con competenze sul cimitero, affinché aprissero il cancello e la sala dove porre la bara. Uno dei comunali, così, sebbene si trovasse con la famiglia, si metteva immediatamente a disposizione, raccordandosi con l'ispettore Russo. Erano da poco trascorse le 17.45 quando, dopo il frenetico giro di telefonate, finalmente il feretro, fermo sul piazzale 100, poteva varcare la soglia del monumentale cimitero di Acireale, mettendo perciò fine a questo antipatico fuori programma del mondo dei vivi. L'ispettore Russo, con amarezza, soffermandosi sull'accaduto, ha rilevato in conclusione, ad esempio, come se una pattuglia della Polizia Municipale, allo scadere dell'orario di servizio, sebbene impegnata nel rilevamento di un incidente, salutasse i presenti e andasse via. L'assessore ai servizi cimiteriali, Nando Ardita, informato dell'accaduto dal consigliere Salvo Seminara, questa mattina attraverso gli uffici ha disposto un'inchiesta interna sull'accaduto e sulle modalità di servizio disposte dalla società San Sebastiano.
Cambiamo adesso decisamente argomento, entra nel vivo Acireale Comunità Solidale, programma natalizio messo a punto dall'assessorato ai servizi sociali. Dopo gli appuntamenti odierni, questa mattina tanta animazione territoriale curata dal CSI nel quartiere popolare di San Cosmo e nel pomeriggio alle 17 la festa con gli anziani del territorio e ospiti dell'Oasi Cristo Re nella sede dell'istituto, è entrato nel vivo il programma Acireale Comunità Solidale, calendario messo a punto dall'assessorato alle politiche sociali per le festività natalizie. Il filo rosso che collega tutte le iniziative del programma, commenta l'assessore Adele Danna, è la relazione e la condivisione. Sono state pensate con la logica che il bene comune più importante all'interno di un collettivo sia lo stare insieme, stabilire legami e connessioni che si pongano alla base di un tessuto sociale vivo e dinamico. Altro momento importante in programma domani alle 17 con lo spettacolo per bambini Senza Orecchie, con Riccardo e Margherita presso il Teatro Opera dei Pupi di Via Alessi. Sono invitati i bambini delle comunità e i piccoli del territorio con i loro genitori, sottolinea l'assessore, perché il Natale deve essere una festa per tutti e abbiamo voluto mettere in campo, in collaborazione con enti e associazioni, una serie di iniziative che facciano respirare a tutti il senso della famiglia e dell'appartenenza alla comunità. Adesso vi parliamo di Eruzione d'Arte, un successo che ha superato ogni previsione, quello riscosso dall'edizione natalizia appunto di Eruzione d'Arte, manifestazione curata da Angela Florio e Giuseppe Anelli per mettere in vetrina i talenti accesi. L'iniziativa ha visto il coinvolgimento di vari artisti locali che si sono esibiti in Piazza Duomo fornendo un saggio della loro bravura. Tutte apprezzate le performance di coloro che sono saliti sul palco naturale allestito dinanzi alla chiesa di San Pietro. Solisti e gruppi hanno riscosso consensi e sono riusciti a farsi apprezzare. Ma ciò che ha convinto maggiormente è stato il progetto Eruzione d'Arte, capace di valorizzare artisti di casa nostra. E adesso ci fermiamo, ancora una pausa pubblicitaria, nella terza parte lo sport, a tra poco. La sfilata storica dei Re Magi si veste d'argento e giunge alla 25esima edizione. L'arcipretura parrocchiale di Aci Platani e l'associazione culturale Monsignor Angelo Calabretta presentano la sfilata storica dei Re Magi che si terrà il 6 gennaio ad Aci Platani con inizio alle ore 9:30. Dio in cammino, storia della parola che si fa carne. L'interpretazione di personaggi biblici ricostruisce le tappe più significative della storia della salvezza, che nel lungo cammino dell'Antico Testamento hanno preannunciato la venuta del Messia. 25esima edizione della sfilata storica dei Re Magi, il 6 gennaio, ad Aci Platani. Halfway around the world, and I was invited in for a small taste of gin. There was a hallway 1,000 birds long, but the biggest one of all was in a cage too small. Approfitta del Natale, regalati una visita da Argenti. Per rinnovo locali, regaliamo affari. Scopri quante cose belle e utili puoi comprare. Argenti, porcellane, cristalli, lumi, servizi. Per rinnovo locali non vendiamo, regaliamo. Argenti, via Provinciale 172, Santa Maria a Malati, vicino alla Chiesa Madre. Progettare, conoscere, scoprire energie rinnovabili, robotica, multimedia, ambiente e territorio. Istituto di Istruzione Superiore Statale Galileo Ferraris Acireale, sezioni industriale e geometra. L'unico della provincia con indirizzo chimica materiali e biotecnologie. C'è la tecnologia nel tuo futuro. Elettronica ed elettrotecnica, informatica e telecomunicazioni, meccanica, meccatronica ed energia. Nella sezione geometri, costruzioni, ambiente e territorio. Da antiche ricette siciliane nascono artigianalmente dei liquori dal gusto unico, le antiche delizie. Scegliamo con cura agrumi provenienti da agricoltura biologica, frutta, foglie e spezie non trattate per garantire la genuinità ai nostri prodotti. Sapore e colore sono il risultato di una macerazione del tutto naturale.
Degustare uno dei nostri rosoli regala ai sensi immagini e profumi della nostra terra. Le antiche delizie, produzione artigianale di liquori, creme, marmellate, conserve, anche in eleganti confezioni natalizie, vendita in grosso e dettaglio a Valverde in via dei Belfiore 4244. Mario Quattrocchi Legnami, 40 anni di storia dedicati al legno. Compensati, legnami esotici, parquet, pannelli lamellari e listellari, multistrati e tutto ciò che concerne il legno. Mario Quattrocchi Legnami, oggi in promozione, travi lamellari con certificazione a 469 euro a metro cubo. Servizio taglio su misura gratis per chi ha ascoltato questo spot. Basta dirlo. Mario Quattrocchi Legnami, dei fratelli Quattrocchi, ad Aci Sant'Antonio in via Giovanni Pascoli 10, a Tremestieri Etneo, in via Etnea 374. Per info 095 792 1593 o 741 0698. Russo Ricambi. Non solo ricambi, ma prodotti di alta tecnologia a prezzi vantaggiosissimi. Stufe Cola da 999 euro. Scaldabagno Ferroli, camera aperta, a 189 euro. Vastissimo assortimento di stufe a pellet Cola, gruppo Ferroli. Russo Ricambi. Vendita assistenze ricambi per caldaie, cucine, climatizzazione, oltre a tutto per l'impiantistica idraulica. Via degli Oleandri 16, accanto al FEA, a Cireale. Info 095 61 76 179 o 346 520 28 88. Villa Margherita, una lunga storia di amori. C'è chi si è incontrato in pizzeria o al ristorante, chi ha scelto di coronare il proprio sogno d'amore, chi ha festeggiato i momenti più belli della vita. A Villa Margherita, Alfio Giuseppe Barbagallo vi aspettano per mettere a vostra disposizione la propria esperienza nell'organizzazione di esclusivi banchetti con un rapporto qualità-prezzo sorprendente. Villa Margherita, ristorante, pizzeria, sala ricevimenti. Siamo in collina, ma da noi il pesce è sempre fresco e la pizza è buonissima. Villa Margherita, via San Giovanni 45, Santa Maria la Stella. Per info 095 765 24 22. Venerdì, sabato e domenica, serate danzanti con Piera e Chiara. Chiuso il lunedì. Gran cenone di fine anno a Villa Margherita. Con musica, divertimento e un ottimo menù. Informatevi allo 095 765 24 22. Successi e complimenti per la Cireale Calcio A5, un progetto che punta sui giovani locali, un modello secondo molti da seguire in tutta Italia. Sentiamo. Tutto nacque 8 anni fa. Era il 2006 quando la Cireale Calcio A5 muoveva i primi passi grazie alla passione dell'allora presidente Filippo Barbagallo, che si imbarcò nella nuova avventura insieme agli amici Ugo Petrin e Saro Corvaia. Era un'estate difficile quella, segnata dal fallimento della Cireale Calcio, e in città la fame di sport era ancora tanta. Prima la Serie D, così, poi a ruota C2, C1, Serie B e la storica promozione in Serie A2, lì nel secondo gradino più alto del futsal italiano, dove il club di Pippo Marino risiede stabilmente ormai da 4 anni. Dobbiamo dire che abbiamo avuto tante soddisfazioni a livello nazionale. Addirittura il presidente Donelli ha detto che oggi tutte le squadre dovrebbero prendere esempio della Cireale Calcio A5, perché con le crisi che ci sono e con gli sponsor che vengono a mancare è sempre più difficile sostenere le squadre a questi livelli. C'è l'assenza totale da parte sia dell'amministrazione e sia anche della città. Poi noi sappiamo che c'è stato quel problema della tromba d'aria che lì ha coinvolto tutta la città, e quello ha danneggiato ancora di più quello che in questo momento è il nostro progetto. A parte la parte economica, che non è una cosa indifferente, perché noi siamo stati sballottati andando a giocare e allenarci un po' dappertutto, parlare a Regalbuto, a San Giovanni la Punta, con tutte le conseguenze che abbiamo avuto sia dal lato sportivo e sia dal lato anche economico. Chiede più considerazione dunque il presidente Marino per un progetto preso come modello da seguire per il calcio a 5 italiano. I complimenti infatti fioccano da ogni parte della penisola e i risultati confermano la mossa vincente: puntare sui giovani, preferibilmente locali, e sulla loro valorizzazione, abbattendo drasticamente così i costi. La cosa importante è cominciare appunto da bambino,
un allenamento tecnico basato sul calcio a 5, sulla coordinazione motoria, sull'attività ludica, perché a scuola calcio giocano tutti, si divertono, fanno tornei. Ad esempio quest'anno noi abbiamo avviato come scuola di calcio a 5, appunto della Cireale Calcio a 5, un progetto che coinvolge 10 scuole di calcio a 5 in tutta la Sicilia. È un torneo itinerante che coinvolge appunto i settori giovanili, che sono Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti. È un torneo a tappe in giro per la Sicilia, anche con un progetto sociale. Quindi questo è il nostro obiettivo: coinvolgere le famiglie, i bambini e farli entrare proprio nel tessuto sociale della nostra associazione sportiva. Con tanto sacrificio arrivano grandi risultati. Questo 2014 si chiude, penso, un 2014 storico, perché per noi che formiamo più giovani locali, la cosa più bella è questo scudetto che è arrivato a giugno. Speriamo che si apra un 2015 ancora da mettere in archivio. In tutta Italia abbiamo un grande rispetto perché puntiamo tanto ai nostri giovani locali. Ieri ci sono stati anche gli stage con la rappresentativa, abbiamo ben 10 ragazzi che vanno in rappresentativa, 2 ragazzi sono tornati dalla nazionale Under 15, e questo è un progetto che a lungo andare poi porta tanti risultati, come ben vediamo in prima squadra abbiamo tanto del nostro progetto. Partire dal basso, dunque, per arrivare in alto, crescere talenti e formarli umanamente e sportivamente. La linea da seguire, insomma, è già tracciata e porta dritta ad un traguardo: giocare in prima squadra, magari sognando imprese come quella di Catania, al cospetto di una formazione sulla carta ben più attrezzata, ma soprattutto ben più costosa di quella accese. La vittoria del derby, come ho detto più volte, è una vittoria che vale doppio, perché vincere contro un avversario così forte in un derby, secondo me, ha rappresentato e rende la ciliegia sulla torta in un anno a dir poco stupendo. I ragazzi infatti scendono in campo con quella maglia cucita, danno il massimo, sudano ogni allenamento, in partita lasciano tutto in campo, perché quella maglia la sentono addosso, la sentono proprio. Questa è una squadra che secondo me può arrivare in alto, però con tutti quanti i problemi che ci sono stati quest'anno tra palazzetto e infortuni abbiamo qualche punto in meno, secondo me, però proveremo a dare il massimo per chissà, magari raggiungere i playoff. A Catania, insomma, è stata la vittoria di un progetto su un altro. Tutto è subito, aprendo il portafogli e pescando nell'ampio mare italo-brasiliano, oppure costruirsi in casa dall'interno, formando fin da piccoli i campioncini del domani. La Cireale ha scelto la seconda via, il futuro ce l'ha già in mano. E adesso parliamo di basket. Vittoria e sesto posto in classifica in solitaria per il basket a Cireale nell'unica disciplina, la pallacanestro, appunto, che nell'ultimo weekend dell'anno non ha conosciuto pause. Gli accesi hanno battuto a domicilio a San Filippo del Mela la Peppino Cocuzza 63-68, il risultato finale, terza vittoria esterna del campionato, una vittoria sudatissima per i Granata, conquistata punto su punto e all'overtime 10-5 grazie alle due triple di Maric, che chiude a 18 punti, miglior di giornata marcatore della Cireale, e ai tiri liberi di Cusenza e Abramo. Bene però tra le fila accesi anche Arcidiacono, 11 punti e 4 rimbalzi per lui, e il duo Marzo Arena, 9 punti a testa conquistati, ben 8 i rimbalzi difensivi del primo, 2 invece gli assist. Basket a Cireale così, come detto, al sesto posto della classifica con 12 punti conquistati, un bilancio più che positivo al termine del girone d'andata per la squadra di coach Peppe Foti, adesso in campo il prossimo 11 gennaio in casa contro il Green Basket di Palermo, attuale quarta forza del torneo. Andiamo a chiudere, lo facciamo con le previsioni meteo per domani. Prevista nuvolosità sparsa, vento moderato e mari mossi, le temperature in ribasso, comprese tra 4 e 7 gradi. È tutto anche per oggi, grazie per essere stati con noi. Vi ricordo la nostra pagina Facebook, Etna Espresso Channel TG Reporter, per le vostre segnalazioni e per rivedere i nostri TG. L'appuntamento è per domani. Buona serata.